Buonasera mister, domande da parte dei nostri giornalisti. Buonasera, buonasera a tutti. Gara tatticamente perfetta, scrive di Seno Sposato, qual è stata la chiave di volta per la vittoria? No, la chiave è stata, parte da un lavoro che c'è magari dietro, stiamo lavorando con sacrificio, con voglia di parlare tutti la stessa lingua, uno stesso pensiero. La chiave secondo me è stata nel saper soffrire all'inizio, perché all'inizio abbiamo rischiato di prendere due gol, dobbiamo anche essere onesti nel dire questo, stavamo soffrendo un po' per le vie centrali del campo, abbiamo dovuto un attimo sistemare le cose. La cosa che a me piace nei momenti di difficoltà è darsi una mano e trovare la soluzione. I ragazzi lo sanno, non hanno perso la testa. Quando hanno dovuto mettere, c'è stato il tiro in aria di Mazzitelli, una respinta di spalla, mi butto, non mi ricordo chi è stato, se D'Orazio o Buccini, mi butto di spalle e vado a intervenire, vuol dire che voglio, in un momento di difficoltà comunque non voglio subire. Quindi questo è stato secondo me il segreto. Poi hai preso in mano, sono uscite alcune certezze su cui stiamo lavorando, dobbiamo perfezionarle, e insomma è stato un po' questo. Fabio Mandato, con questo modulo i ragazzi si sentono più sereni? Guarda, non è una questione di modulo, secondo me è una questione di concetto. Normale, io ho sposato questo modulo perché penso che sia il vestito più adatto a questa squadra, ma comunque questa squadra può giocare anche diversamente, perché avendo una rosa di qualità, una rosa ampia, puoi comunque anche metterti in un altro modulo. E il modulo che ho scelto io lo sto lavorando, vado avanti per questa strada, voglio dargli questa certezza. Questa certezza penso che sia il vestito adatto per questi ragazzi. Loro hanno condiviso con me questo percorso, un percorso che sanno che deve essere fatto di sacrifici e tanta umiltà. Pippo Gatto, complimenti mister, una vittoria importante, avvio quasi in ordine sparso, poi due gol che hanno ridato fiducia. Bisogna lavorare mentalmente con la squadra, finale con un rosso che non può esistere. No, il discorso è questo, ripeto, inizialmente sapevamo di soffrire alcune cose e l'abbiamo dovuto sistemare in corso d'opera, perché in settimana le provi, le riprovi, ma c'è sempre l'avversario. Contro una squadra con una qualità importante, con un gioco importante, sapevamo che palleggiavano bene dentro. Le puoi provare in settimana, ma se c'è l'avversario poi devi trovare subito il modo per cui devi contrapporti. Insomma, questo l'abbiamo fatto bene. Il rosso non lo so, lo dobbiamo vedere, perché forse inizialmente era un po' al contrario, però lo devo vedere, io ero lontano, quindi il ragazzo era arrabbiato perché secondo lui è stato prima il contrario e si è visto poi un po', diciamo, il poi quando si è alzato un po' con una reazione un po' più veemente, però diciamo che infatti il ragazzo era molto arrabbiato per questo, è un ragazzo che è molto sincero e non... lo credo, insomma, però bisogna vedere un po'. Bisognava chiuderla la gara, quello sì. Fabio Benincasa, Carretta si è ripresentato in splendida forma insieme a Bruccini, migliore in campo. Può essere lui l'arma in più nel finale di stagione? L'arma è la squadra, perché per me se si allenano tutti in questo modo, io fino al pre-gara provo tutti allo stesso modo, perché ho la fortuna di avere una rosa che mi permette di scegliere tranquillamente, non avere dubbi sulle scelte, perché si allenano 23, ora 23 persone, perché ne abbiamo due fuori, si allenano in un modo splendido, quindi io vado a fare scelte man mano, ma vi assicuro che chi entra in campo, chi gioca la settimana, a me dà certezze importanti, e quindi per me l'arma in più è la squadra, ognuno che entra al suo compito e sa cosa deve fare. Alfredo Nardi, come giudica la prestazione della difesa? Difesa ha saputo soffrire inizialmente, ma per me la difesa parte, si difende tutti insieme e si attacca tutti insieme. Quindi se inizialmente un po' hai sofferto è perché comunque, ripeto, davanti dovevamo lavorare un po' diversamente, i ragazzi lo sapevano e l'abbiamo dovuto un po' sistemare la cosa, e ci sta. Io ho fatto l'esterno d'attacco, quando poi la domenica l'allenatore mi diceva aspetta, fai un passo un po' più in qua, perché in quel, anche un passo per dire un 2 metri ti va a lavorare su una situazione che diventa importante e fa soffrire di meno alle spalle. Poi è stata impeccabile, peccato per il gol finale, perché sapevamo che non dovevamo portarli su corsi laterali in aria, lo sapevamo perché loro dal vertice mettevano questa palla, è un peccato per quello. Era importante vincere per approcciarsi a una nuova settimana di lavoro
verso la trasferta di Cremona, adesso ci si concentra su questa prossima sfida. Sì, siamo in salita, la salita è appena iniziata, siamo in salita, quindi noi abbiamo appena messo un piede sulla salita. Per arrivare lì in alto ci vogliono altre 9 partite fatte con un sacrificio e una voglia di soffrire enorme. È normale, io devo lavorare e dargli certezze durante la settimana con lo staff. Ho la fortuna di lavorare con uno staff che mi mette nelle condizioni di lavorare bene, e quindi anche loro mi danno un supporto troppo importante. Però la cosa fondamentale è che bisogna sacrificarsi ancora per molto. Grazie mister, e forza lupi. Forza lupi, grazie a voi.